Lorenzo Lotto ha lavorato nelle Marche nel corso di tutta la prima metà del Cinquecento, al servizio di confraternite, ordini religiosi, protonotari apostolici, mercanti. Era nato a Venezia nel 1480 e il suo lavoro lo aveva portato a Bergamo, a Roma e in diverse parti d'Italia. Ma è sempre nelle Marche che ritorna, a più riprese. I dipinti che l'artista vi esegue coprono l'intero arco della sua attività. Dal Polittico di San Domenico di Recanati del 1508 alla Presentazione al Tempio di Loreto, ultima sua opera nota, Lotto ha eseguito per le Marche più di 30 opere. Oltre ad aver prodotto in modo continuo per le Marche ed avervi vissuto per molti anni, Lorenzo Lotto scelse di trascorrere a Loreto gli ultimi anni della sua vita, facendosi oblato a 72 anni della Santa Casa, per morirvi tra il 1556 e il 1557. Qui è custodito il libro di spese diverse, struggente e fondamentale documento di annotazioni e pensieri, che svela molti tratti della complessa personalità dell'artista. Le sue opere abbelliscono le chiese e i musei di borghi e cittadine delle Marche, tutti da scoprire nelle loro peculiarità storiche e artistiche. Un territorio pieno di fascino, dove la storia sembra essersi fermata. I tracciati urbani, medievali o rinascimentali di questi borghi sono veri e propri scrigni di pietra, circondati da colline e campagne gentili che degradano fino all'Adriatico. Al centro delle Marche, in posizione strategica, tra la costa e l'entroterra, Recanati è la tipica città balcone, per l'ampio panorama che offre. Qui sono nati Giacomo Leopardi, uno dei più grandi poeti italiani, e il tenore Beniamino Gigli. Proprio a Recanati ha inizio il lungo rapporto che legherà Lorenzo Lotto alle Marche fino alla fine dei suoi giorni. Nel 1506 i padri della chiesa di San Domenico gli commissionano un grande polittico, che verrà consegnato due anni dopo. Nello scomparto centrale è raffigurata la Madonna in trono col bambino, mentre dona a San Domenico lo scapolare. Accanto alla Vergine, il pittore pone due papi, Urbano V e Gregorio XII. Negli scomparti laterali, di fianco a santi appartenenti all'ordine domenicano, Tommaso d'Aquino e Pietro Martire, sono presenti due patroni della città, il giovane martire Vito e il vescovo Flaviano. Santa Lucia e San Vincenzo Ferrer, Santa Caterina e San Sigismondo sono raffigurati negli scomparti superiori, mentre nella cimasa è rappresentata una pietà in cui si esprime al meglio la capacità del pittore veneto di umanizzare in modo intimo e personale la pittura sacra. La grande pala con la Trasfigurazione, anch'essa conservata a Recanati, nel museo civico Villa Colloredo Mels, accanto al Polittico, proviene dalla chiesa di Santa Maria di Castelnuovo, dove era sull'altare principale. Realizzata tra il 1510 e il 1512, dopo la collaborazione di Lotto con Raffaello nelle stanze vaticane, rappresenta il momento in cui Gesù rivela agli apostoli la sua natura divina. Cristo, affiancato dai profeti Elia e Mosè, accenna con le dita della mano destra al dogma della Trinità. In basso, gli apostoli Giovanni, Giacomo e Pietro assistono all'evento miracoloso. Questo piccolo dipinto, che ritrae San Giacomo Pellegrino, è del 1512. Il santo occupa quasi tutta la tavola e presenta i suoi attributi, il mantello, il bastone e in terra la bisaccia, la borraccia e il cappello a larghe falde. Nello stesso museo si conserva uno dei capolavori di Lorenzo Lotto, la sua irrequieta e personale versione dell'Annunciazione,
dipinta intorno al 1534 per l'oratorio della Confraternita di Santa Maria dei Mercanti. Il senso di stupore che pervade la scena trova il suo centro nella figura fragile e indifesa della Vergine e nell'inquietante presenza del gatto che fugge con la schiena inarcata. Mirabile la rappresentazione della stanza, dove gli oggetti, ordinatamente disposti, fanno da raffinato contrasto alla tensione della scena, rappresentando il quieto scorrere dell'esistenza, bruscamente interrotto dall'avvento di un angelo. Città natale dell'imperatore Federico II Hohenstaufen e, nel Settecento, di Giovanni Battista Pergolesi, Jesi è stata definita dall'UNESCO città esemplare per la persistenza nel tessuto urbano del Castrum Romano. Centro ricco d'arte e di storia, regala ai visitatori i pregi di una città a misura d'uomo e un'offerta culturale di alto livello, di cui il Festival Pergolesi Spontini è l'appuntamento più prestigioso. Nella splendida Pinacoteca Civica si conservano alcune opere decisive per comprendere la parabola pittorica di Lorenzo Lotto. La pala della deposizione gli viene commissionata nel 1511 dalla Confraternita del Buon Gesù per la chiesa di San Floriano. L'opera, firmata e datata, è una grandiosa riflessione sulla deposizione di Cristo nel sepolcro, dove il dolore dei personaggi è come trasfigurato dalla cura di ogni dettaglio e dalla luminosità del paesaggio, un'opera capitale del Rinascimento italiano. Le due tavolette con l'angelo annunciante e la Vergine annunciata sono parte di un'opera più complessa che si trovava anch'essa nella chiesa francescana di San Floriano e risalgono al 1526-1527. Colpisce la figura eterea dell'angelo che arriva in punta di piedi a dare l'annuncio a Maria nella sua stanza. Datata a 1526 è la Madonna col Bambino, San Giuseppe e San Girolamo, nota anche come Madonna delle Rose. Venne realizzata per la chiesa dei Minori Riformati. Il titolo deriva dal roseto che si vede sulla sinistra e dai petali di rosa sparsi a terra davanti al trono di Maria. Giuseppe gioca con il bambino in un momento di gioia e tenerezza. Maria tocca il libro di San Girolamo, invitandolo a non aprire le scritture per non turbare con il racconto della passione e della morte del Cristo la felicità del bambino. La stipula del contratto per la pala di Santa Lucia risale invece al 1523, ma verrà consegnata alla confraternita dell'ospedale di Santa Lucia solo 9 anni dopo, tra la fine del 1532 e l'inizio del 1533. La pala racconta la leggenda di Santa Lucia, la nobile giovane di Siracusa che non volle piegarsi alla legge e rimase fedele al cristianesimo. Realizzata a Venezia, è uno dei capolavori del Cinquecento. Ambientata in un interno domestico, la Visitazione si compone di 4 figure femminili, tra cui spicca la commovente gravidanza della vecchia Elisabetta. Un solo uomo compare nel quadro, Zaccaria, posto sul limite della porta a sottolineare la sua estraneità a un universo femminile regolato da leggi e cadenze proprie. La storia del borgo di Monte San Giusto si lega a uno dei suoi figli più illustri, Niccolò Bonafede, il protonotaro apostolico che nella prima metà del Cinquecento trasformò la cittadina in una vera e propria corte rinascimentale.
È lui che ha commissionato a Lorenzo Lotto la grande pala della Crocifissione. Ed è lui l'uomo che il pittore ha dipinto sulla tela, a sinistra, inginocchiato e esortato da un angelo a contemplare lo strazio della Madonna. La più bella rappresentazione del Golgota del Rinascimento, secondo Bernard Berenson. A vederla si fa un'esperienza che lascia il segno. La grande pala, quasi 5 metri di altezza per 3 di larghezza, giganteggia all'interno della chiesetta e circonda lo spettatore come una rappresentazione teatrale. L'artista, in quel tempo, risiedeva a Venezia, dove dipinse la maggior parte dell'opera. Osservando Ancona dal mare, si percepisce immediatamente l'origine del suo nome. Ancon, in lingua greca gomito. Sorge su un promontorio proteso nell'Adriatico ed è l'unica città italiana in cui si possono ammirare sul mare sia l'alba che il tramonto. I fasti della città sono proseguiti nei secoli, come testimoniano i suoi molti monumenti. Dall'Arco di Traiano nel Porto Antico alla Cattedrale di San Ciriaco in cima alla città. Qui, ad Ancona, l'artista soggiornò a più riprese e qui, nella Loggia dei Mercanti, realizzò nel 1550 quella lotteria di dipinti che, come sappiamo, non andò come lui avrebbe voluto. Dalla spiaggia cittadina del Passetto si snoda la splendida Riviera del Conero. Quando Lotto è qui documentato come habitator nel 1534, Ancona è ancora turbata dai terribili avvenimenti che nel 1532 l'avevano portata a perdere l'indipendenza e a finire sotto il dominio dello Stato Pontificio. In questo clima Lotto pensa e dipinge, tra il 1538 e il 1539 per la chiesa di Sant'Agostino, la pala dell'Alabarda. Ecco dunque spiegata l'atmosfera cupa del dipinto e il dettaglio dell'alabarda spezzata e rovesciata, come a rassicurare chi la ammirava su un futuro di pace. Sempre ad Ancona, nella chiesa di San Francesco alle Scale, si conserva un'altra pala del Lotto, una delle sue ultime opere, l'Assunta, dipinta nel 1550. Il tema è presentato secondo il modello di Tiziano. Maria è trasportata in cielo da un coro di angeli, ha le braccia aperte e lo sguardo è rivolto verso l'alto. Al di sotto gli apostoli, meravigliati e smarriti, circondano il sepolcro vuoto. La vista di Cingoli, città romana, lascia a bocca aperta. È uno dei borghi più grandi e meglio conservati delle Marche, ricco di palazzi eleganti, stradine medievali, piazzette e cortili. Città natale di Papa Pio VIII, nel cuore dell'Appennino, Cingoli è anche un'ideale base di partenza per le escursioni in montagna. Lotto vi realizza nel 1539 per la chiesa di San Domenico la pala del Rosario. Lo sappiamo con certezza perché l'opera è firmata e datata. Sopra un cielo velato si staglia un roseto, dove sono appesi i medaglioni con i 15 misteri del culto mariano del Rosario. In primo piano la Sacra Conversazione. Al centro la Vergine in trono con il Bambino, che consegna a San Domenico la corona del Rosario. Dall'altra parte, Sant'Esuperanzio,
patrono di Cingoli, offre alla Madonna un modellino della città. Vestita in modo elegante, Maria Maddalena ha forse il volto della nobildonna cingolana Sperandia Franceschini Simonetti. In basso al centro, Giovanni Battista Bambino e due puttini allietano il dipinto di una nota festosa, lanciando i petali di rosa dalla tinozza, quasi a rievocare il gesto tradizionale delle processioni solenni. L'opera si trova oggi, provvisoriamente, nella sala degli stemmi del comune di Cingoli. Il borgo di Mogliano sorge a metà strada tra i Monti Sibillini e la riviera Adriatica, circondato da uliveti. Mogliano è uno dei centri delle Marche più rinomato per la lavorazione artigianale di oggetti in vimini. È il 16 novembre 1547 quando Messer Jacomo Bonifanti da Mogliano in La Marca stipula a Venezia, con il lotto, un accordo per una pala della chiesa della sua comunità. La pala viene ultimata nel 1548 e consegnata dall'allievo durante nobili. È un'opera che presenta una ricchezza iconografica e particolari di assoluta bellezza. Basta osservare il bagliore che il lotto vi ha dipinto nella parte superiore, costellata di cherubini, la serie di monumenti antichi alle spalle dell'esedra, il vestito della Maddalena, elegante, sfarzoso, ricercato, di un verde petrolio profondo unito al rosso fiammante del mantello. Urbino, la città natale di Raffaello Sanzio, sede della storica università, patrimonio dell'umanità dal 1998, secondo l'UNESCO. Federico da Montefeltro, che ne fu signore tra il 1444 e il 1482, la trasformò da borgo medievale in gioiello urbanistico rinascimentale, chiamando alla sua corte i più grandi artisti dell'epoca: Piero della Francesca, Paolo Uccello, Francesco Di Giorgio Martini, Luciano Laurana, Baldassarre Castiglione. Anche qui, nelle sale della Galleria Nazionale delle Marche, si conserva un dipinto del Lotto, un San Rocco che appartiene alla tarda maturità dell'artista, parte di un perduto polittico che l'artista dipinse per la chiesa di Santa Maria di Posatora di Ancona. La tela è una replica dello stesso soggetto raffigurato nella grande pala che il Lotto dipinse intorno al 1535 per la Basilica Mariana di Loreto. Si narra che la notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294, da Nazareth, occupata dai turchi, giunse a Loreto la casa di Maria, trasportata dagli angeli in volo. Loreto crebbe e prosperò nei secoli proprio grazie al culto che sviluppò intorno alla Santa Casa, che da sempre ha attirato e attira ancora oggi pellegrini da ogni parte del mondo. La Basilica, costruita intorno alla Santa Casa, è opera di alcuni tra i maggiori artisti del Rinascimento. Gli architetti Bramante, Andrea Sansovino, Giuliano e Antonio da San Gallo e i pittori Melozzo da Forlì e Luca Signorelli. Negli anni 30 del Cinquecento viene commissionato al Lotto un San Cristoforo tra i Santi Sebastiano e Rocco, un'opera in cui giganteggia, al centro, la figura di Cristoforo, protettore dei viandanti e dei viaggiatori, rappresentato secondo l'iconografia legata alla leggenda aurea di Jacopo da Varagine. Sulla sinistra San Rocco, che mostra, secondo i canoni tradizionali, il bubbone causato dalla peste.
in posizione speculare San Sebastiano trafitto dalle frecce, legato a un albero da cui germoglia l'edera, simbolo di immortalità. Il rapporto di Lotto con Loreto è stato lungo e duraturo e si è concluso solo con la sua morte nel 1556. Qui l'artista ha dipinto molte opere, alcune delle quali ancora si conservano. La bellissima scena con Cristo e l'adultera è datata tra il 1546 e il 1550, negli anni in cui Lotto dipinge anche un'adorazione del bambino, un'adorazione dei magi e un battesimo di Cristo. Tra le altre opere, accanto al sacrificio di Melchisedec e la forza che sconfigge la fortuna, la splendida tela con l'arcangelo Michele che caccia Lucifero. Le opere del Lotto si conservano oggi nel Museo Pontificio della Santa Casa. Nel 1554, afflitto da problemi economici e demoralizzato dal fallimento della vendita delle sue opere, Lotto decide di farsi oblato nella Santa Casa. È qui, in quegli anni, tra il 1554 e il 1556, che dipinge la sua ultima opera, una stupefacente presentazione al Tempio, rimasta incompiuta per la morte dell'artista e considerata il suo testamento spirituale.